Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, o bambino mio divino, io ti vedo. Allora, siamo alla vigilia di Natale ormai. E siamo con il parroco di Curiga, Don Pino Fazio, al quale vorremmo chiedere alcune cose su questo Natale, su questo giorno che arriverà. La drammaticità e la speranza di questo anno trascorso e del Natale in quest'anno che abbiamo vissuto. Sì, tutti quanti noi sappiamo che quest'anno è stato un anno abbastanza difficile a causa del Covid, restrizioni, chiusure, paure anche dell'altro. Abbiamo vissuto veramente momenti drammatici, quasi vedendo l'altro come un nemico, come una persona che ci poteva fare del male, e non c'erano strette di mani, non c'erano abbracci, saluti soltanto così a distanza, con lo sguardo, ecco, un segno di pace, e così dava anche in chiesa durante la messa. Però ecco, questa dimensione di lontananza anche dalle persone, come tu hai evidenziato, è segno anche di questa, un po' hai detto questa parola tra virgolette, drammaticità della vita. Un po' siamo stati reclusi, e già il fatto che il Covid stia terminando un po' la sua azione nefasta, negativa, questo virus terribile che ha condizionato il mondo intero, è già qualcosa di bello, ecco, che da una cosa che ci auguriamo, ecco, che la nascita di Gesù bambino, che è Dio che viene in mezzo a noi, che porta l'amore di Dio al mondo, che porta il paradiso nel mondo, che porta la grazia di Dio, possa debellarlo continuamente. Questa è una preghiera, ecco, che faremo, ecco, nel giorno di Natale. Poi anche la drammaticità di quest'anno, come tu sottolineavi, penso anche per il pericolo di una guerra, no? di una guerra mondiale, anche di una catastrofe che poteva anche sorgere, essere già in atto. Invece il Signore, con la sua grazia, ha frenato un po' questa azione un pochettino repentina anche dei russi, degli americani, della NATO, dell'Ucraina, no? a non intraprendere, ecco, quella via, no? di una guerra nucleare, che sarebbe stata veramente spaventosa per tutta l'umanità, ed è un pericolo questo ancora oggi. Quindi anche in questo Natale chiediamo questo, ecco, al Signore che illumini questi potenti della terra, perché abbandonino, come anche dice il Papa, mi colpisce moltissimo, ecco, la preghiera che ha fatto il Papa l'8 dicembre, no? Davanti alla Madonna dell'Immacolata, è una preghiera bella, anche a pianto, no? A pianto, chiedendo alla Madonna di portare la pace nel mondo. Anche in quel pianto del Papa c'è, possiamo dire così, il pianto di tutta la Chiesa. E il Natale è un momento invece di festa, di gioia. C'è un salmo che dice che anche i nostri pianti, no, saranno trasformati da pianti di tristezza a pianti di gioia. Quindi il Natale sia per noi quest'anno come un capovolgimento di vita, orientato verso le cose belle, verso la speranza. Gesù viene a rinnovare il mondo, però ci chiediamo, l'umanità si lascia rinnovare, sì o no? L'umanità accoglie questo amore di Gesù bambino, sì o no? Perché tutto dipende da questo. Dio ci dà tutto se stesso, rinasce in mezzo a noi, ma l'uomo lo accoglie o no? Nel Vangelo di Giovanni è scritto: la luce scende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Quindi praticamente, ecco, noi abbiamo questa speranza che anche se il mondo diventa tenebra, anche se il mondo diventa buio, la luce di Cristo che penetra nelle tenebre vince quelle tenebre, no? E quindi una speranza grande. Quindi ecco, viviamo con positività anche i momenti difficili. Diceva San Giuseppe Maria Scrivà, una parola molto bella scritta nel suo libro Solco, dice: il cristiano è ottimista per vocazione, perché la grazia di Dio supera anche tutto il negativo che possiamo vivere.
Bene, un'analisi anche a livello mondiale, internazionale, perché poi la pace interessa tutto il mondo, non interessa soltanto noi. Ma parlando anche più da vicino, il nostro Natale, il Natale di Coringa, è un segno anche di speranza, perché ci saranno in questo Natale delle cose nuove, i bambini, i ragazzi si muoveranno, le famiglie si sono mosse per fare cosa? Per creare che cosa? Certo, innanzitutto dobbiamo dire quindi che Gesù nasce, e Gesù nasce non è che nasce in modo così un po' per tutti, diciamo, nasce per tutti, no? Però nasce in tutte le situazioni, in tutte le realtà, in tutte le parrocchie, in tutte le diocesi, in tutto il mondo, anche nella mia vita personale. Quindi praticamente con Gesù l'amore di Dio si fa concreto qui ed oggi, quindi anche nella nostra parrocchia nasce Gesù, nella nostra parrocchia vive Gesù, nella nostra parrocchia Gesù porta l'amore di Dio, porta la speranza. Una delle caratteristiche dell'incarnazione di Dio e della nascita di Dio è appunto la concretezza nella storia e in tutti i luoghi della storia, cioè Gesù nasce per tutti e in ogni luogo nella concretezza. E anche a noi, vedete, come parrocchia, anche come tutte le parrocchie, il Signore ci invita a vivere una maggiore concretezza della nostra fede. Alcune volte viviamo una fede superficiale, una fede fatta forse soltanto di catechesi, di teoria, ma poi forse poco di quello che noi predichiamo o leggiamo, viviamo. E quindi questo Natale un po' ci invita a vivere concretamente il Vangelo, a vivere concretamente in comunione con Gesù, a percepire quella dimensione sovrannaturale della storia, perché Gesù che nasce in mezzo a noi porta il sovrannaturale anche in mezzo di noi, porta la vita divina. Perché Dio che nasce in mezzo a noi è Dio, quindi la vita divina si trasmette anche nella storia umana in mezzo a noi. E anche qui a Coringa, ecco, bisogna vincere quella dimensione di vita, di fede, forse soprattutto intimistica, personale. Ognuno si può fare anche una fede a modo suo alcune volte, no? E quindi viverla come vuole, tipo non vado a messa, tipo c'è quell'attività parrocchiale che la faccio a fare, tanto prego a casa. Ecco, c'è la dimensione comunitaria della relazione con l'altro, della vita concreta in cui il Signore nasce e vive. Cioè, se noi non ci impegniamo a creare comunitariamente cose belle, rischiamo di non fare nascere il Signore in mezzo a noi, no? E dipende da noi questo, ma non è che una sola persona, il Natale è qualcosa che lo può realizzare in una comunità una sola persona, dipende sempre dal contributo di tanti, no? E una delle esperienze che stiamo vivendo qui in questo tempo di Natale è il presepe vivente, la preparazione anche al presepe vivente. Ogni classe di catechismo si impegnerà, si sta impegnando con i catechisti, con i genitori, a realizzare il presepe vivente insieme ad un comitato, ecco, che si è organizzato, che ha dato la mano, anche una grande mano organizzativa, e quindi io ringrazio di questo comitato e ringrazio anche tutti i catechisti, i genitori e i bambini che hanno realizzato, ecco, questo presepe. E poi sicuramente dopo questo video, ecco, che ringrazio Cesare, no, che fa questi video che poi rimangono nella storia, ma sicuramente dopo questo video nel suo canale YouTube ci sarà sicuramente un video con il presepe vivente, no, che è la realizzazione concreta ecco, del presepe, di tutti noi che vogliamo stare vicini a Gesù, di tutti noi che vogliamo impegnarci per migliorare il luogo in cui viviamo. Vedete, ogni anno che passa sembra che forse non abbiamo fatto niente, però ognuno di noi dovrebbe impegnarsi e contribuire al bene di tutti, al bene comune, ecco, sociale, ma anche a un bene comune spirituale, perché noi non siamo soltanto materia, siamo anche spirito. Quindi anche il presepe vivente che realizzano nella nostra parrocchia in tante persone è come un piccolo impulso spirituale anche che si vuole dare anche alle classi di catechismo, a tutta la comunità, per dire riprendiamo la nostra vita spirituale. In questo senso, ecco, nella parrocchia il Natale e in tutte le parrocchie lo possiamo vedere come un risveglio spirituale, un risveglio dello spirito, un risveglio della vita spirituale che si concretizza nella nostra parrocchia in tanti modi, in quanto ci sono tantissimi gruppi, no? C'è l'Azione Cattolica con tutte le attività, i catechisti con tutte le attività, Terzo Ordine Francescano con la Congregazione dell'Immacolata, Terzo Ordine Carmelitano con la Congregazione
Passione del Carmine, anche il gruppo di Padre Pio, il gruppo dei Vincenziani, il gruppo dei Chierichetti. Vediamo se riusciamo a fare quest'anno a impiantare in modo stabile, speriamo, ecco, e metto questo nel cuore, ecco, della Madonna davanti a Gesù Bambino, che si realizzi anche, si possa creare anche un bel gruppo di giovani, no? Un gruppo giovani e anche un gruppo di famiglie. Ci sono tante famiglie giovani che si impegnano, ma sono sempre pochi. Possiamo dire il 10% partecipa, ma il 90% rimane lontano. Io mi chiedo, anche nella nostra parrocchia, come nelle altre parrocchie, per questo 90% che resta lontano, che Natale è? Sarà un vero Natale o no, se non c'è anche un impegno, una vita parrocchiale, un momenti di preghiera, momenti comunitari, no? Allora che questo Natale sia per noi come un risveglio nella fede a tutti i livelli, che tutti possano sentire con il cuore, come dicevano anche i santi, una nostalgia di Dio, cioè anche i lontani che sono lontani, il Signore parli al loro cuore, no? E sentano questa nostalgia del bello, della preghiera, come anche vedo in tanti. Anche quando li incontro, mi dicono: io mi ricordo quando venivo sempre in chiesa, e poi dico: quindi hai nostalgia di Dio, hai nostalgia della preghiera, allora perché non torni, perché non vieni? Quindi approfitto anche di questo messaggio per invitare tutti a vivere pienamente la vita parrocchiale. Adesso, per concludere, io direi di fare gli auguri un po' a tutti i curinghesi, a tutti, a quanti ci ascoltano, sia a Curinghe che in giro per il mondo. Sì. Quindi gli auguri di Buon Natale e anche di un anno nuovo 2023. Sì. Auguri veramente a tutti, i parrocchiani, siamo 3.000 in questa parrocchia, gli emigrati sono tantissimi, ecco, nelle varie parti del mondo, le salutiamo, stiamo vicini a voi, almeno con questi mezzi di comunicazione sociale, per farvi sentire un po' questo clima religioso che si respira, ecco, anche qui a Curinga. E non soltanto auguri, cioè perché noi possiamo fare anche gli auguri a tutti così, però noi vogliamo, piuttosto che fare gli auguri, pregare per tutti voi, perché la preghiera, sapete che la preghiera abbatte le distanze, le barriere anche temporali e spaziali, e quindi noi preghiamo per tutti i curinghesi che sono in tutto il mondo, e sarà assicurata, ecco, per loro una preghiera forte in tutto questo tempo natalizio fino all'Epifania, no? Pregheremo ogni sera per voi, ecco, vi diciamo, ecco, a tutti quanti che noi vi vogliamo bene, un bene spirituale, lo stesso bene che dice Gesù: amatevi come io vi ho amato. E in questo messaggio, come diceva, ecco, all'inizio anche Cesare, che ancora ringrazio, lui parlava anche della dimensione della speranza. Ecco, apriamoci alla speranza, perché, come diceva qualche teologo, Dio, l'infinitamente altro, no? L'eterno, diventa per tutta l'eternità con noi, con tutta la sua grazia del paradiso, con tutta la sua immensità. E quindi Dio con noi, se Dio è con noi, allora le speranze si aprono. Colui che è l'onnipotente, colui che è il forte, che è Gesù Cristo, viene in aiuto alla nostra debolezza, no? Quindi non sentiamoci deboli, ma forti con la grazia di Dio, non senza la grazia di Dio. Poi colui che Gesù è il Santissimo, colui che è il Santissimo, che viene in mezzo a noi peccatori, un po' questo anche ci sconvolge, no? Che Dio decide di abitare con noi che siamo peccatori, per inondarci con la misericordia, con il perdono. Quindi un invito anche a tutti coloro che, un augurio, ecco, a tutti coloro che si sentono anche peccatori, ecco, che si confessino, perché la grazia di Dio scende abbondantemente su di noi che siamo peccatori. E un'ultima augurio, preghiera, ecco, che faccio, esortazione, faccio un piccolo riferimento mariano alla Madonna, colei che ci dona Gesù e la Madonna, colei che ci dona Gesù e Maria, la madre di Dio, la madre di Gesù, perché Gesù è Dio che si è incarnato, quindi Gesù, che è il paradiso, possiamo dire così, che scende in mezzo a noi, è un dono dello Spirito Santo ed un dono della Madonna. E quindi anche quando preghiamo l'Ave Maria, tante volte, ecco, la preghiamo ogni giorno, diciamo, il rosario, però pregando l'Ave Maria, io pensavo questo oggi, sono stato con degli anziani, no? E parlando con gli anziani ho parlato un po' dell'Ave Maria, e l'Ave Maria, io ho detto che ogni volta che diciamo l'Ave Maria per noi è Natale,
È come un piccolo Natale in Ave Maria, perché noi diciamo benedetta sei tu Maria, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Quindi questo pensavo, che nell'Ave Maria si riprende proprio il tema del Natale, la bellezza del Natale, no? E quindi ecco un invito anche a tutti voi coringhesi, anche coloro che siete fuori, a stare molto vicini alla Madonna attraverso la preghiera del Rosario. La preghiera del Rosario è una preghiera molto forte, potente, che per noi sia anche questo che viene il 2023, un anno mariano, e anzi approfitto ecco anche di quest'ultimo momento ecco per pregare insieme a voi, no? Un Ave Maria, prima di dare poi la parola finale anche a Cesare, e dare una benedizione. È come se questa benedizione ecco la dessi anche a tutta la nostra parrocchia, la Vergine Maria, la Madonna Santissima. E noi qui abbiamo 5 chiese dedicate alla Madonna. Coringa è un paese mariano, ecco, che anche resti sempre un paese mariano, perché dove regna la Madonna regna anche Gesù e la salvezza. E quindi diciamo insieme adesso un Ave Maria e vi do al termine ecco, di questo piccolo messaggio natalizio una benedizione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per intercessione della Vergine Maria, ci benedica tutti, Dio Onnipotente, le nostre famiglie, anche se avete ammalati, tutte le persone che portate nel cuore, i vostri amici anche, ecco, ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una grotta al freddo al gelo, e vieni in una grotta al freddo e al gelo, o bambino mio divino, io ti vedo qui a tre.